Gentili telespettatori di Cilento Channel, ben trovati per una nuova puntata di Help Me Agnese. Allora, subito vediamo se è pronta e se capisce il mio inglese. Hello, Agnese, how are you? Hi, Danny, I'm very well, thank you so much. Non ci posso credere, ragazzi, ha capito il mio inglese. Beh, sto cominciando a migliorare, no? Dopo un po' di tempo... Dalle tue lezioni, dopo 13-14 puntate, quante ne abbiamo fatte, Agnese? 14 inclusi gli special. Gli special, sentitela come parla, cioè ti fa venire proprio la voglia di amare l'Inghilterra, gli Stati Uniti, insomma tutto quello che è lingua inglese. Scusate anche se oggi, ma non sto nei panni. Come si suol dire, Agnese, sono abbastanza elettrico. Che cosa è successo? Vediamo se lo sai. Perché sono così elettrico? Perché parte un nuovo film festival. Mamma mia, non ci siamo messi d'accordo, signori telespettatori. Agnese ha un'intelligenza che va oltre, davvero, perché noi non prepariamo nulla. È tutto, insomma, quando così come ci vedete, tutto spontaneo quando facciamo il collegamento con Agnese. Spero che prima o poi, insomma, posso abbracciarla proprio qui a fianco ai miei studi. Questo d'altronde è un altro degli ambienti televisivi che ho creato in questa pandemia, quindi lo inauguriamo anche con Help Me Agnese. E dunque dicevo, questa bellissima iniziativa che è Agropoli International Film Festival. Dopo Castellabate International Film Festival, Agnese mi aiuterà anche con questo progetto. Allora, io la prima domanda che voglio fare ad Agnese è se ha guardato il sito internet dedicato al festival. Lo hai fatto? Sì, l'ho fatto e con molto piacere l'ho trovato ben fatto. Quindi complimenti. Grazie, mi hai dato anche dei consigli. Infatti, io direi di farlo subito vedere ai nostri telespettatori. Faccio la condivisione dello schermo e in modo tale che facciamo capire anche quello che è corretto, no? Inserire sui siti internet, Agnese. Per esempio, lo dico ai telespettatori, questa parolina About us, si dice così? About About us significa chi siamo, no? Sì. Raccontaci. Dunque, about è una preposizione che indica appunto l'argomento del quale si parlerà. E è pronunciata in vari modi nei vari paesi in cui si parla l'inglese. Quindi se andate in Scozia non la capirete mai, perché la pronunciano in un modo completamente diverso. La pronuncia dovrebbe essere about. About us, giusto? Sì. Io poi cerco di esprimermi bene. Se sbaglio, tu interrompimi, maestra, teacher. Ok? Allora, ecco qui troverete tutte le indicazioni su chi siamo e quindi, come sapete, Cilento Channel e Film Studio che lavorano a questo progetto di produzione festivaliero. Poi subito dopo in alto abbiamo il program 2021 e Sì, quindi certo. Tuesday 04 February 2021. Si dice così la data di inizio del festival, ovvero giovedì 4 febbraio 2021. Thursday, the 4th of February, 2021. Ripetimi, Thursday. Thursday, ah, ecco, con la T leggera, Thursday, The fourth of February, perché l'articolo the four? il quarto giorno di febbraio, il quarto, parentesi, giorno di febbraio 2021. Dovrebbe essere scritto 4th February 2021,
però non ci formalizziamo, insomma, dai, lo scriviamo in modo che tutti lo possano capire, anche le persone, insomma, che dall'Europa seguono il film, i nostri cugini americani ci perdoneranno. In Italia le cose si scrivono così. L'inglese mi piace questa... è la lingua franca del mondo, quindi... Esatto, mi piace questa tua considerazione. Allora, andiamo avanti. Dicevamo, il 4 febbraio dunque ci sarà la proiezione, quindi comincia il festival con la proiezione, come vedete, dei lungometraggi in concorso Future Film Competition, giusto? Sì. Ok. Future Film sarebbero appunto i lungometraggi, competition sarebbe in questo caso il concorso, quelli che sono in concorso fra i lungometraggi, no? Nella categoria dei lungometraggi. Bene, e i film che l'Agropoli International Film Festival ha scelto sono i film, quindi lungometraggi, quelli di lunga durata, ovvero superiori a 80 minuti, sono Bottle Monster, ho detto bene? Bottle Monster, yeah. Poi Scrivere un amore, Stromboli As Long As The Heart Beats. As Long As The Heart Beats. As long as, tutto insieme, As Long As The Heart Beats. Perché che cosa sarebbe... significa dunque as long as, Agnese? As long as significa per quanto possa durare o per tutta la durata di, no? O fino a che, nel senso per esempio, as long as you are constant, you will learn English. Con la condizione che tu sia costante nel tuo studio, imparerai l'inglese, no? Quindi bene. As long as è una frase, non è una frase fatta, perché non è una frase vera e propria, però è un'espressione che va così. As long as e anche as well as, you know? Quindi... You know. I know. Allora, the heart è il cuore? Yes, as long as the heart beats. Fino a quando batte il cuore. Beats, quindi è battere? Sì. Ma è un verbo, giusto? To beat? Sì, to beat. Ah, spiegamelo questo verbo. Battere. Non lo sapevo. Ecco. Beat significa anche ritmo, you know? Ah, ecco, ritmo. Ecco, esatto. Quindi lo possiamo utilizzare sia... diciamo, battere è un verbo però molto generico. Cioè... No, è un verbo particolare che ha a che vedere con il suono che fa il cuore e con il ritmo, magari quello di appunto una drumming set, come si chiama? La batteria. Ah, ecco. Ok, quindi è un specifico... suono particolare, è specifico. È specifico, sì, specifico per il mondo musicale, suono, diciamo, ritmico, no? È specifico per un suono ritmico. Per esempio, io non posso dire ho battuto la testa e quindi usare to beat, no? No. Esatto, questo volevo. E come si esprime, insomma, in inglese qual è la frase? Ho battuto la testa. Eh? I kicked my head. Kick. H-I-T. Hit. Ah, hai visto? Colpire. Bello. I hit my head. È uno di questi verbi che non cambiano mai, presente, passato e participio passato, sono tutti uguali, e significa appunto colpire, quindi I hit my head. Hai visto, no? Che alla fine noi siamo partiti con l'idea di chiedere aiuto ad Agnese e dopo 14 puntate mi sta aiutando, ragazzi, perché io devo realizzare il festival e lo devo fare col suo aiuto, perché se non mi insegna a parlare inglese, Agnese, con gli americani chi ci parla? Sì, mi aiuta lei, ma qualche parolina per il director, ce vo, o no? Assolutamente.
No, questo è il chiaro esempio, signori telespettatori di Cilento Channel, che appunto l'obiettivo, diciamo, sta per essere raggiunto, come vedete. Davvero l'aiuto di Agnese è indispensabile e lo state vedendo con i vostri occhi. Lo avete visto nascere questo programma e adesso si sta evolvendo verso quella funzionalità internazionale di cui abbiamo bisogno. Detto questo, andiamo avanti, altrimenti Agnese, insomma, poi Il ha le tempo sue cose da corre. fare e noi dobbiamo parlare dei film. Torniamo dunque sulla condivisione dello schermo. Eccoli qua i film. Dicevamo Stromboli, quindi As Long As the Heart Beats. Ho detto bene? As long as the heart beats. Ah, As, È no As. molto difficile abbandonare questa pronuncia della A come E. Sarà un'esperienza veramente ardua per te, lo so, e per tutti gli italiani siamo Sì, tutti un po' così, quindi va bene, ma vabbè. tu sei qui proprio per questo. L'importante è che ci capiscano. Andiamo Un po' avanti. così, ecco. Wapping, The Worker Story. Ho Yeah. detto Questo bene? deve essere un sì, The Worker Story. Questo deve essere un film interessantissimo. Questo deve essere veramente bellissimo, questo non bello, però molto educativo e molto attuale. Io consiglierei a tutti i nostri telespettatori di poter dare un'occhiata a questo film, molto Bene, allora il tuo meritevole. consiglio lo possono assolutamente ascoltare e quindi metterlo in pratica, come dicevamo, giovedì 4 febbraio alle 3 del pomeriggio. Infine abbiamo scelto Used, si dice così? Used, la E non la devi dire, used. Used and borrowed time. Borrowed. 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 La E non Beh, la devi la E non dire, la devo dire. borrowed. Used and Used and borrowed borrowed time. time. Ragazzi, è fantastico comunque fare le lezioni con l'Agnese perché ti rimangono, davvero mi rimangono. Poi sul Mi mio fa mondo, piacere. figuratevi se non ricorderò di queste frasi, Agnese, o no? È quello che dicemmo proprio all'inizio del nostro corso, se ricordi Gianni, che bisogna essere interessati in qualcosa, bisogna avere un forte interesse e cominciare da lì ad esplorare la lingua inglese. Ti ricordi? Mi sembra proprio Assolutamente. fu nella prima o nella seconda puntata dove dicemmo che bisogna avere una forte motivazione e soprattutto trovare un aggancio con quelli che sono i propri interessi, per poter fare fiorire proprio questa passione per l'inglese, perché realmente è una lingua necessaria Senti, da sapere che cosa oggigiorno. significa used and borrowed time? Qui si parla di tempo usato, quindi già trascorso, e prestato, borrowed. Wow. Parla proprio di questa donna Aspetta, amareggiata. fermati, poi andiamo nel dettaglio. Ok. Altrimenti poi spoileriamo quelle che sono le locandine e quant'altro. Abbiamo Sorry. presentato. No, non preoccuparti. Abbiamo presentato dunque, come potete vedere dalle immagini del sito, il program, quindi il programma riguardante la proiezione dei lungometraggi, ripeto, poi ci sono tutti gli altri. Vedete, venerdì ci sono in programma i documentari, sabato i cortometraggi e alla fine, questo di mattina, alla fine nel pomeriggio, qui saranno presentate anche le screenplay, le sceneggiature e poi alla fine sabato pomeriggio con Raffaella Giaccio e Agnese Mandetta, qui manca lei a proposito, la dobbiamo aggiungere, presenteremo la premiazione. E dunque navigando sul sito potete trovare poi, oltre alle news, vedete in alto a destra, service, location e i contatti, gli all film, ovvero tutti i film. Giusto, Agnese, o... Sì, tutti i film, e in questa categoria di film vengono inclusi quelli corti, quelli lunghi, i documentari, insomma, tutto, di tutto un po'.
Bene, andiamo a cliccare quindi in All Film e troveremo All le Films. Eh? All Films. La Ah, S la All devi dire. Films, è giusto perché è plurale. In Italia, e questo lo dobbiamo dire, come al solito abbiamo fatto delle puntate su questa, diciamo, questo vizio, perché poi alla fine è un vizio, Agnese, no? Di italianizzare la lingua inglese, quindi il film singolare, i film plurale in italiano, voglio dire, ma non è giusto, no? Pronunciare così, bisognerebbe dire films, no? Spiegaci. Guarda Gianni, ovviamente in ogni nazione esiste, se la nazione ha una lingua propria, perché non è il caso dell'America per esempio, o dell'Australia o della Nuova Zelanda, tutte quante hanno l'inglese come lingua principale, quindi nascono tutte nella madre Inghilterra e poi si diversificano a seconda della geografia del territorio e delle varie popolazioni che hanno incontrato poi questi coloni provenienti da un po' tutto il mondo. Quindi, come ti dicevo, se una nazione come per esempio l'Italia ha la fortuna di avere la sua propria lingua, quando importerà nel vocabolario nazionale dei barbarismi, che in questo caso significano appunto parole straniere, le declinerà e le tratterà come se fossero appunto delle parole straniere. Quindi in italiano va pluralizzato l'articolo, ma non il sostantivo. Un film, i film. Il film, i film. Un film, due film. Un camion, due camion. Un van, due van, per dire furgoncino, insomma, all'inglese. Un minivan, due minivan. Si pluralizza il numero o l'articolo, ma non il sostantivo in italiano, seguendo le regole appunto dell'Accademia della Crusca. In inglese, in americano, si faranno le stesse cose però secondo la loro fonetica. Quindi, per esempio, tu potrai trovare two pizzas. You know? Two pizzas. Sì. I ordered two pizzas last night. Loro non potranno mai dire I ordered two pizze, perché non conoscono come si dice il plurale in italiano realmente. Bene. Quindi devono per forza seguire le regole della propria fonetica, della propria grammatica, in modo tale da poter essere capiti da tutti. Ok, ecco. Andiamo ad analizzare adesso i films in concorso, giusto? Yes, all films. La devo usare adesso la S oppure no? Quando parli in italiano non c'è bisogno, quando parli in inglese sì, assolutamente. Quindi all films. Allora, all films in competition. Io vorrei dire in inglese, andiamo a vedere le locandine dei film. Mm-hmm. Come okay. Devo esprimere? Vediamo se ci arrivo. I want to see. Ok, let's see. Ah, let's see. Let's have a look. Diamo un'occhiata. Let's have a look. Io voglio vedere, no? I want to see. No. Yes, però tu vuoi invitare tutti a vedere insieme a te. Ah, vero? Ecco, no, non è un qualcosa di personale, ma è aperto ad altri. Quindi andiamo a vedere, andiamo tutti, facciamo tutti questa cosa. Let's go. See. Ah no, let's go. Che cos'è let's go? Andiamo. Andiamo. Invece andiamo. Let's see. Guardiamo, let's see. Ma perché ha bisogno del let's? Non possiamo usare solo il see? No. È un rafforzativo, let's see? Let's e... Oh. Ah, caro. È troppo complesso. Come posso fare per spiegare le cose senza sembrare una grammar nerd? Perché, ecco, queste sono cose da nerd. No? Sono cose per le persone, insomma, per i secchioni della grammatica. Let's
un congiuntivo esortativo, grammaticalmente parlando, ossia non esiste l'imperativo della prima persona plurale, ossia noi, dobbiamo esortare questa serie di persone che fanno parte del nostro gruppo a fare qualcosa insieme a noi. Quindi let us, lascia che noi, permetti che noi insieme facciamo qualcosa. Quindi questo è il mistero Favolosa, del let. favolosa, cioè mi fai I'm a rispolverare anche la grammar nerd. grammatica, Agnese, così. Oh sì, io grammatica la mangio tutti i giorni, a pranzo, a colazione, a cena. A me Vivo. invece la fai rispolverare, il che è Ok. buono perché, insomma, voglio dire, sono passati un po' di anni. Va bene, andiamo avanti veloce, altrimenti i nostri telespettatori aspettano appunto i teleaspettatori, i films, i film, no. Allora, il primo film che manderemo in onda è Bottle Monster. Ho detto bene? Ok, Bottle Monster, E andiamo a vedere nel dettaglio la scheda tecnica del film. Eccola qui, vediamo l'overview, giusto? yes. Allora, non so se riesci a raccontarci di cosa parla. Nel leggere la trama in inglese, magari ti puoi soffermare brevemente su parole e quant'altro che possa interessare poi i nostri telespettatori. An alcoholic mother, Alison Key, is desperate to run away from her life. Una madre alcolica, Alison Key, è disperata per fuggire dalla propria vita. With her young son, Theo, Alison flees from everything she knows to try to start over. Quindi con suo figlio Theo, Alison fugge da tutto quello che lei conosce per cercare di ricominciare da capo. She cannot, however, she cannot escape the demons within her. Tuttavia, lei non riesce a sfuggire ai demoni che sono dentro di lei. Upon renting what seems to be a perfect house to restart her life, Alison and Theo soon realize that their landlord is hiding a terrifying secret. Quindi, tuttavia, lei non riesce a scappare dai demoni che sono dentro di lei e quindi, dopo avere affittato quella che sembra essere la perfetta casa per ricominciare la propria vita, Alison e Theo presto si renderanno conto che il loro padrone di casa sta nascondendo un terribile te segreto, un segreto terrificante. The newly sober. Ok, poi è Sì, troppo lunga, insomma. infatti, Però. e ti devo dire la verità, io sono molto sempre sincero, sono eccitatissimo perché io così avevo immaginato questa lezione e questa tua spiegazione ed è perfetta, cioè non ho parole, davvero, grazie, grazie di cuore, ma andiamo a Grazie a vedere voi. il trailer, ho detto bene? Yes. Così vediamo se i nostri telespettatori, insomma, si appassionano a questa cosa. I know this place can be overwhelming. Give it a few days. You're gonna feel much better. The last sentence was something left in the middle of the night. What happened? He was a scientist or something. This little girl was diagnosed with brain cancer. This man tried everything to cure her. It was a last-ditch effort. Something about scorpion venom curing cancer. Scorpion venom? The last times that he was healed, that's all he talked about. Here's you. I smell the dead one. I did not smell the live jacket. Why?
Oddly enough, the live ones are worse than the dead ones. They're worse. They get better with death. Yep. Agnese, allora, e dunque Agnese, andiamo sulla biografia di Marjorie, che è appunto la director, no, di questo lungometraggio. Permettimi di pronunciare la prima frase in modo tale da mettermi alla prova, perché ultimamente non mi interroghi più e allora te lo chiedo io. A lifelong fan of the horror genre. Davvero? Oh, grazie. Allora, il significato però mi è un po' difficile, perché life è vita, long è lunga e fan sono insomma gli estimatori, quindi nella vita lunga gli estimatori del genere horror, no. No. Dimmi tu. Da sempre, quindi fino adesso, durante il percorso vitale che ha avuto fino adesso, Marjorie è stata sempre fan dei film dell'orrore. Ok, continua tu adesso. Marjorie is a multi-award winning writer, director and producer who recently wrote and directed her first feature-length film, Bottom Monster, featuring industry veteran and former teen idol Willie Eames and Emmy Award-winning actor Kim Estes. Allora, vediamo se so tradurre io però. Quindi Marjorie ha vinto molti premi, multi-award winner, sì. Giusto? Multi-award winning, ognuno pronuncia un po' come vuole, dovrebbe essere multi-award winning, però a volte... Vabbè, qua entriamo in una situazione molto particolare che poi ti spiegherò un giorno in un altro... Allora, lei è una scrittrice, una regista, una produttrice, recently, che recentemente ha scritto, no, wrote e sì, diretto la sua Hair, è la sua first, prima, sì, il suo primo lungometraggio, no, Future Land Film. Sì. Questa prima artista ha esperienza, ha ricevuto dunque dei premi, sarà presente virtualmente sull'Agropoli International Film Festival e presenterà Bottle Monster. Lo pensi allo stesso modo, che sia un personaggio di spessore questo, secondo le cose che hai letto, Agnese? Secondo quanto ho visto e ho letto, mi piace molto l'idea di questa persona che fugge via per poter proteggere suo figlio e che quindi combatte contro quella che è la sua dipendenza, che la porta poi a mettere in dubbio quella che è la sua realtà. Quindi la realtà è quello che realmente succede poi nel mondo a causa di questo personaggio sinistro che è appunto il proprietario della casa, si confondono nella mente di questa persona che veramente sta lottando con le unghie e con i denti per dare a suo figlio la possibilità di una vita migliore. Quindi è meritevole, l'idea è meritevole. Bene, bene, bene. Mi piace anche condividere con te quelle che sono le recensioni dei film, ma sei poliedrica, ma te lo dico davvero con affetto davanti a tutti, cioè non ho paura di nasconderlo, ma non è piaggeria la mia, davvero brava anche col cinema, cioè in questa, da questo punto di vista non conoscevo le tue attitudini insomma riflessive e analitiche, brava davvero. Grazie. Senti, mille. Allora andiamo avanti. Io poi, quando sto con te, insomma, il tempo passa, parliamo di tante cose. Allora velocizziamo, altrimenti i nostri telespettatori magari si annoiano. Non penso, assolutamente no. Andiamo sul secondo film. Questa volta l'unico film italiano che poi ho scelto, ed è questo qui. Vado in condivisione. Ha per titolo, eccolo, Scrivere un amore, vedete? Un film sul senso dell'amore, e poi continua Agnese. Francesca?
Francesca è una giovane attrice che sta attraversando una profonda crisi esistenziale acuita al momento dalla morte tragica di un'amica carissima. La crisi inizia nel rapporto con il marito Alessandro, che è cambiato negli anni ed ora è attento soprattutto alla carriera e ai social. E ti fermo, okay. Perché dobbiamo far vedere il trailer. Vediamo. Anzi, no, questo è tutto il film. Aspetta, il trailer non c'è. Allora, niente, i nostri telespettatori si dovranno accontentare di questa parte iniziale del film che con te stiamo appena vedendo e niente, e lo fermiamo perché poi, ecco, bisogna vederlo durante le proiezioni del 4 febbraio. Vediamo il regista chi è invece, Agnese. Mario Roccato è nato a Como nel 1953, accanto alla laurea in filosofia, ha da sempre coltivato una grande passione per l'immagine. Dopo una lunga esperienza nella fotografia, è stato poi autore di numerosi cortometraggi qualificati in concorsi internazionali. Del film è autore, sceneggiatore, regista e montatore, quindi una persona veramente poliedrica. Molto meritevole, anche questa trama è bellissima, anche perché io conosco una scrittrice che ha perduto un'amica carissima e che ha avuto degli anni molto duri a causa di questa grave perdita. Bene. Quindi veramente mi tocca da vicino, insomma, questa cosa. Quindi lo consigli anche questo film, almeno dalle intenzioni della trama, peccato che il trailer non è presente. Anche se... Sì, dimmi. Se mi permetti, Gianni, ti vorrei ricordare quanto è importante l'apertura di un film, quando tu vedi le prime immagini, sì. È vero. Sì. È molto bella questa immagine che fa vedere una persona, una foto di una persona che non c'è più. Già ti introduce in quello che è lo spirito del film. Qui andiamo a parlare di qualcuno che non c'è più, però che è stato importante. Bene, allora scorriamo il sito e vediamo Stromboli. As long as the heart beats, giusto? Benissimo. Yeah. Benissimo. As long as the heart beats, fino a quando batte il cuore. È proprio un titolo molto molto bello ed esaltante. Andiamo lì a vedere. Allora, un attimo, io esco dalla condivisione perché trovo nell'archivio questo film. E nel frattempo, Agnese, che cosa hai preparato nella tua bella tarza green? La green water. Acqua? Water. Yeah. Davvero? Non tea? Yes. No, tea? No, no. Il tè che amano gli inglesi, o sbaglio? Lo amano gli inglesi? Well, they love it, I don't. Come? What? They love it, I don't. Ah, ok, loro lo amano, ma io no. I love coffee. Ah, tu ami il caffè or espresso? I'm a coffee person. I love American coffee anyway. I mean, eccolo qua. Allora, l'ho trovato. Il tempo di mettere la password perché, ecco, i nostri autori giustamente si devono anche proteggere, c'è il copyright. Ecco qui. Questa è la scheda di Stromboli. Dunque, dobbiamo dire che nei credits, vediamo, il director, quindi il regista, è Hans-Peter Alish Zurich. Lo ha scritto anche lui. Di origini, la produzione dunque è svizzera, vedete, Switzerland,
mentre è stato filmato Country of Filming in Italia, giusto Agnese? Il sì, linguaggio sì, è inglese, francese, tedesco e italiano. Mm-hmm. E poi è un documentario di 1 ora e 42. Naturalmente poi ci sono tutti gli altri dettagli che non andremo a definire. E dunque vediamo, non c'è una trama, c'è solo, ci sono solo le indicazioni sul direttore, insomma sul regista, e Agnese vi dirà chi è. Director, editor and producer Hans-Peter Alisch, Switzerland. Early years, journalist, news cameraman for Swiss television. Ok, il direttore, l'editore e il produttore si chiama Hans-Peter Alisch, voglio sperare di avere letto bene il tedesco, e viene dalla Svizzera. Nei primi anni è stato un giornalista, un cameraman per le notizie, per la televisione svizzera. After founding the film production company Movie AG, Zurich in 1986, he has won many international awards for commercial and corporate videos. Quindi dopo aver fondato la compagnia di produzione Movie AG Zurich nell'86, ha vinto molti premi internazionali per video commerciali, ma anche aziendali del mondo dell'azienda, insomma, del business. Cosa bene, vogliamo dire di più? Ci fermiamo qui, vero? Sì, sì, non spoileriamo tutto. Il trailer non è presente, però così come abbiamo fatto per il film precedente, facciamo vedere le prime immagini, proprio quelle iniziali. Vediamo un po' se... ispirato a una serie di eventi, giusto? True Event. A una serie di eventi veritiera. Ah, quindi Marina La Placa, ah, es Marina, questi sono i protagonisti Andrea del film. Fluger, yeah. Storyteller, il narratore. Ci sono anche delle interviste. Mm. Affascinante questo inizio, eh? Che dici? La terra nera, la terra vulcanica, che invece è vero, Agnese? Essere la sabbia del mare, sì. Ti cattura anche Iddu? La sabbia nera, sì, certo, bellissimo. Ah, giusto, Stromboli, Sicilia, Iddu, sarebbe lui. Mm-hmm, sì. Ok, basta, fermi? Fermiamo. Bellissimo anche Stromboli, secondo me. E poi il fascino senza del dubbio vulcano. Vale la pena di esplorare il nostro paese anche con gli occhi di altri, di altre persone che sicuramente agognano venire in Italia e filmare in Italia. Il nostro paese è bellissimo, ragazzi, non restiamo in casa a giocare ai videogames, andiamo un po' in giro e soprattutto venite a filmare in Cilento. Vi posso dire che, avendo realizzato, ragazzi, lo dico anche ad Agnese, ma forse lo sa, fino a 9 edizioni del Csíkszigeta Film Festival, che è uno dei primi festival che organizzai partendo 10 anni fa più o meno, anzi 10 anni fa, perché l'anno scorso non l'abbiamo fatto, quindi insomma quest'anno avremmo dovuto festeggiare il 10° anno, dicevo, ho girato l'intero Cilento con circa 8.000 ragazzi, perché arrivando da tante scuole, da tanti istituti italiani, abbiamo avuto la possibilità di scorgere le bellezze paesaggistiche del Cilento, perché loro sceglievano poi i punti, e quindi Ascea, Roscigno, Pestum, Castellabate, e quindi venite, ripeto, non solo agli studenti, lo dico, agli istituti, ma anche ai produttori, ai professionisti del cinema, che in questo modo, grazie anche ad Agnese, saranno raggiunti direttamente
da noi perché ci siamo, insomma, organizzati adesso, quindi con questi festival, anche per poter comunicare con loro. Questa me la dovevi, Agnese, dovevo fare un po' di pubblicità. Ma assolutamente, sono pienamente d'accordo con te. Vorrei aggiungere per i nostri telespettatori che magari ci guardano dall'altro lato dell'oceano che abbiamo le competenze, abbiamo la tecnologia, abbiamo tutto quello che si può trovare nelle grandi città, ma ben che non detto. C'è nelle grandi città, che è appunto la tecnologia, e in più abbiamo la bellezza della natura. Siamo pronti per la vita moderna, siamo pronti per le esigenze di qualsiasi regista, di qualsiasi crew che voglia appunto girare in Cilento. C'è di tutto. Bene, benissimo. Andiamo a vedere dunque il quarto film in concorso, condivisione dello schermo. Eccoli qua. Sono i due attori del film. Come si pronuncia questo film? Used and Borrowed Time. Tempo usato, quindi trascorso, e preso in prestito. Bene, andiamo a vedere allora. Dici, prego. Used and Borrowed. E indica proprio lo spirito del film. Andiamo a vedere invece la scheda tecnica. Eccola qui. Leggiamo un attimo le indicazioni e i credits, insomma, per capire dove è stato girato. Dunque dura, pensa, 3 ore e 38 minuti, spero non spaventi i nostri telespettatori. La realizzazione è degli Stati Uniti, anche sia il paese di origine che dove è stato filmato il film, appunto, sono gli USA, e il nostro regista è una donna. E si chiama Sofia Romma, forse ha origini italiane, chi lo sa. Prima di parlare di lei e della storia, andiamo a vedere se c'è il trailer. C'è, lo vediamo insieme e poi lo commentiamo con Agnese. Guardate quanti premi già ha vinto questo film. You shall see your past and your future. Mama told me I gotta have a woman in this bed. Shit! I done had it. These are transcendent path. When you see Roy, you got first dibs. You got that in your head, Jeff? But if I shoot that nigga in the head, he bleed out. Dead on the spot. Listen, girl, as soon as I make enough cold hard cash, it's gonna be me and you. And you best surrender too. Your heart and body gonna be mine forever. You're gonna be my queen, my rock, my petrol. You're gonna be my everything. Your transaction took place here tonight. You know that man of yours ain't white. He's pissed black, like the Negro night. We don't welcome Negroes in this house. This home caters strictly to the blessed white man. I'm the mighty beast of this jungle. The kingdom of man is mine. Now come on, don't be shy. I'm gonna show you a real good time. I ain't afraid of no white man. You wanna take me as I am? I want no part of this. I am not a racist. I'm raised a traitor. All I can do is just think about all the foreigners coming in our countries, just taking everything, grabbing all our good shit. Pig, I hope you die and that Satan tell you fry. Negroes are natural born sinners. The Bible says that the black man shall not sit at the table as the white Aryan man is deemed. I never read that passage, Mom. Me neither. I miss my rebellious days as a member of the Southern Christian Leadership Conference.
Miss Fred, Martin, and James. I reminisce about the mercy. The stoic message of non-violence. The movement spoke to my soul. Volumes. Allora, che ne pensi di questo film? Credo che questo film sia il prodotto, non ben bene il prodotto, però credo che cavalchi l'onda di quanto è successo recentemente negli Stati Uniti e che ha generato poi il famoso slogan Black Lives Matter. Infatti, delle persone di colore sono sì. importanti. Andiamo. Quindi si è visto molto sui social hashtag Black Lives Matter sì. e c'è stato un movimento importantissimo su LinkedIn, che è la piattaforma che io prediligo per esprimere i miei contenuti, e ho visto un cambiamento enorme in quello che è anche, diciamo, l'importanza data alle persone afroamericane, alle persone di colore di tutto il mondo. Finalmente sia nel mondo dell'azienda, ma anche finalmente è stato dato loro il riconoscimento che meritano, perché come dico sempre e come diciamo sempre, io so che questo è un pensiero che condividi anche tu, la razza è una sola, è quella umana, le etnie sono diverse e sono ricche, sono belle perché sono diverse. Assolutamente, sono d'accordo. Il razzismo nasce dalla paura del cambiamento, non altro, dalla ignoranza e dalla paura del cambiamento. Senti, altrimenti... è un argomento molto interessante, bisognerebbe poi approfondirlo meglio, però non abbiamo il tempo. Spieghiamo un attimo dunque la trama. Questo film sembra sia ambientato negli anni 60, o sbaglio? E questa signora ritorna magicamente all'epoca della propria gioventù per vendicarsi di questa famiglia che appunto predica la supremazia bianca e quindi finalmente riesce a vendicarsi per questo amore che non ha potuto vivere con questa persona di colore. È un film sicuramente molto intenso e molto, molto duro. Per chi ha una sensibilità particolare nei confronti di questi temi. Invece la regista Sofia Romma, guardate che curriculum, cioè non finisce più praticamente, ha vinto un sacco di cose, è una scrittrice di teatro, anche una direttrice di cinema, produttrice, Grand Prix Award winning International Art House Motion Pictures, Poor Lisa, starring, insomma, però l'abbiamo visto anche all'inizio, no, del trailer, tutti i premi che già ad oggi ha conquistato il film. È stata molto coraggiosa questa sua scelta di fare durare tanto a lungo il film. Infatti. Proprio per... Io ho visto una scena in particolare nella quale si verificava questo indottrinamento da parte della madre verso il figlio e la figlia, questa educazione all'odio. Quindi in effetti io credo che il messaggio profondo del film sia questo tipo di odio, questo razzismo e tutti i vari odi che si possano produrre nei confronti delle persone omosessuali o nei confronti delle persone di un altro colore o qualsiasi religione, insomma, si possa essere incontro in un determinato periodo storico, in effetti nasce solo dall'ignoranza e dalla paura di essere sopraffatti, dalla multiculturalità, dal non... avere più la forza poi di importare, di essere importanti in qualche modo. Bene, allora siamo all'ultimo film in concorso, andiamo subito a vedere la nostra locandina. In inglese come si pronuncia locandina, Agnese? It's the poster. Ah, the poster, giustamente, facilissimo. Yes. Eccolo qui, Whopping. Com'è? The dispute that made the modern media? The dispute that made the modern media. Ah, eccolo. Sì. Ok. Whopping.
Wapping che cosa significa? Wapping è un distretto di un quartiere di Londra nel quale Rupert Murdoch trasferì la propria azienda e praticamente durante un particolare periodo decise di togliere il lavoro a 6.000 persone per aumentare i propri profitti e questo sfociò poi in una serie di scioperi e rivolte eccetera eccetera, quindi è una cosa contemporanea e praticamente l'analisi di come il corporate world possa essere spietato e possa prodursi questa cosa che magari mia nonna classificherebbe come appunto il parmigiano sotto il piatto e gli spaghetti da sopra, ossia questa poi me la spieghi, guardiamo un attimo il trailer, va bene. Parte? In the 80s, the Thatcher-led Tory government broke with a post-war consensus and embraced monetarism, deregulating finance, privatising key industries and introducing anti-union laws. Thatcher ally Rupert Murdoch, owner of The Sun, News of the World, The Times and Sunday Times, was determined to get rid of the trade union organised workforce in order to destroy jobs and restrict workers' rights. Bene, bene, lo fermo, lo fermo. Ecco, questo è quello che, diciamo, una delle nostre nonne potrebbe definire il classico, la classica inversione, no? Il formaggio che dovrebbe essere il coronamento del piatto di spaghetti diventa la base, ossia il mostro che è l'economia, che è il profitto, che è appunto questa macchina da fare soldi, che è il mondo aziendale, è diventato una cosa fine a se stessa, che non ha più alla sua base, al suo centro, l'uomo e il diritto al lavoro, il diritto alla vita onesta, degna, grazie al proprio lavoro, bensì al profitto per il profitto. Certo. E invece quindi il regista Chris Reeves. Chris Reeves studied film at St. Martin's and Royal College Film School, receiving a BA and an MBA, and has been involved in filmmaking and distribution for 40 years. Quindi questo signore Chris Reeves ha studiato in scuole prestigiosissime e ha ricevuto, insomma, delle lauree importanti e è stato appunto sempre interessato e sempre, diciamo, in nel mondo del film, quindi del creare film e distribuirli per 40 anni. Bene, bene, bene. Quindi sicuramente ha fatto un ottimo lavoro, sicuramente ha preso, come hai potuto vedere, si vedeva la Thatcher, si vedeva Rupert Murdoch. È un po' trattato pure, no? Come lavoro. Documentario. Sì. Ma quella è la bellezza, perché si ricorre poi alle immagini delle news dell'epoca e quindi si trasmette la verità della storia in se stessa. Qui ci sono famiglie che sono andate appunto, che hanno perso il lavoro, che hanno perso il sostentamento solo per alimentare questa macchina mostruosa che è quella del profitto fine a se stesso. Bene Agnese, allora prima di congedarci voglio far dare l'ultima occhiata ai nostri telespettatori, quindi il sito internet con, come vi dicevo, le varie sezioni, future films e poi documentaries, giusto? Yes. Short films, videoclips. E trailers, perché sto parlando in inglese.
E dunque, nelle prossime puntate tratteremo i documentari per quanto riguarda l'Agropoli International Film Festival, e l'indirizzo invece, eccolo qui, è agropolifilmfestival.com. Quindi se volete date un'occhiata al sito, sarei felice, in modo tale da incrementare anche le visite e capire anche magari qualche vostro commento, qualche vostra opinione su quello che stiamo realizzando noi di Cilento Channel Film Studio con la collaboration di Agnese Mandetta, che ringrazio come sempre. Anzi, stasera io ti ho scoperta anche un'ottima critica cinematografica, ma sei una donna di cultura a 360 gradi, davvero complimenti. Grazie. Lo dico col cuore, tu mi conosci, non sono piaggerie, sì. Davvero sono contento, perché poi condividere questa passione, la mia è professione ma è anche passione, quindi a maggior ragione quando riesci a condividerla con una persona amica, con tua moglie, con i tuoi figli, è straordinario. Benissimo, concordo. Bene, allora un abbraccio ad Adrià, me lo saluti tanto, che è la tua dolce metà, e anche lui collabora sempre con noi, insomma, con le sigle, le musiche. Grazie. La struttura tecnica, perché hai bisogno sempre di una mano lì, nonostante tu fossi comunque a casa tua, c'è sempre Adrià, no? che regola qualsiasi cosa a livello tecnico. Che ci vuoi dire? L'ultimo tuo saluto finale prima di congedarci e dare l'appuntamento ai nostri telespettatori? Che cosa vi voglio dire? Come vi voglio augurare una buona serata? Vediamo un po'. Vi voglio augurare una buona serata invitandovi a vedere questi film meravigliosi che ha scelto Gianni. E mi raccomando, non guardate con gli occhi delle persone abituate ai film della Marvel, che sono tutti effetti speciali e poca trama. Guardate con gli occhi delle persone che invece vedono con il cuore, guardate più in là dell'immagine, guardate il messaggio. Ascoltate, sentite, leggete il messaggio dietro le immagini. Agropoli International Film Festival. Of course. Ciao Agnese, e un caro saluto ai nostri telespettatori. Goodbye everybody, thank you so much.